quello che io intendo fare per la scala è trovare consenso tra tutti i soci fondatori sul nome, che sia Meyer o che sia un altro. E quindi da un lato c'è la possibilità dell'incandidabilità che potrebbe non essere applicabile alla scala, però dall'altro lato c'è la volontà dei soci di sostenere un nome o l'altro. Quindi quello che bisogna fare in questi mesi, anche per rispetto di Meyer, che giustamente deve sapere se verrà rinnovato o meno e con che formule, e quindi è necessario lavorarci, diciamo, in questi mesi da qua a Natale, è trovare, ripeto, un accordo tra i soci. Quindi, ripeto, da un lato la forma e la possibilità tecnica, dall'alto la volontà di andare avanti con Meyer o meno. Io ai tempi avevo prospettato una possibilità, che era quella di confermare Meyer fino alla fine del mio mandato, però ripeto, non intendo andare avanti e mettere il Consiglio in condizioni di dividersi, per cui abbiamo qualche mese. Credo che se si arriva a prendere una decisione a inizio del 2024, quindi un anno prima della scadenza, vada bene, sia in un verso che nell'altro. Ha parlato dell'ipotesi di chiudere i Deor a mezzanotte ieri. Come procederete da questo punto di vista? Beh, procederemo. Ovviamente non è una regola che per definizione va applicabile, applicata a tutta la città, ma in alcune zone, sia in funzione di quello che rileviamo in termini appunto di disturbo alla quiete pubblica, di rumore, sia anche in termini di quanto i cittadini si fanno sentire con noi, proveremo con questa misura. Nessuno oggettivamente né alla bacchetta magica né sa se misure del genere possono essere risolutive. Rimane il fatto che bisogna provare, rimane il fatto che in particolare nell'area che indicavo ieri le proteste dei cittadini sono veramente molto molto consistenti. Ma potrebbe fare un'ordinanza prima del regolamento invece che si discuterà in consiglio? Sì, questa è un po' l'intenzione. Sono arrivate le critiche anche dal PD, se per consigliere Albiani dice se sembra in questo senso presenteremo Faccia emendamenti. quello che vuole.